che ci porta nei laboratori del CNR per vedere da vicino alcuni progetti all'avanguardia. Bentrovati a Futuro 24, la rubrica di RaiNews 24 dedicata alla scienza. Tecnologie e materiali innovativi hanno un ruolo sempre più centrale all'interno delle nostre vite. Siamo a Napoli, all'area di ricerca del CNR di Via Castellino e iniziamo il nostro viaggio dall'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, il cui ambito di ricerca spazia dall'intelligenza artificiale alla realtà virtuale. Parlami dell'uomo vitruviano. È un disegno a penna e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci che illustra le proporzioni del corpo umano in forma geometrica ed è accompagnato da alcune spiegazioni, ispirati ad un passo di Vitruvio. Si chiama Olli ed è una delle più recenti creazioni dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, un sistema di olografia tridimensionale dotato di intelligenza artificiale. Questo sistema è in grado, diciamo, di interagire, diciamo, con l'utente sia dal punto di vista della gestualità, quindi senza dover necessariamente toccare, diciamo, schermi, mouse, trackpad, eccetera, per l'interazione con l'oggetto, ma la cosa più importante è dotato di un sistema conversazionale basato su intelligenza artificiale, mediante il quale si è capace di instaurare un dialogo. Parlami della barca Pale. È un progetto di un'imbarcazione dotata di propulsione ottenuta mediante l'utilizzo da pale. I ricercatori hanno reso Olli capace di sostenere una conversazione dinamica, cioè che non è basata su domande e risposte preconfezionate. Le possibili applicazioni sono numerose. Quella che avete visto è quella, diciamo, della fruizione dei beni culturali. La divulgazione sicuramente scientifica è molto importante. Abbiamo anche invece altre applicazioni che lavorano più verso il mondo, diciamo, della comunicazione medica biologica. Questo invece è un esempio avanzato di uso della realtà virtuale, in cui si chiede di preparare una ricetta a pazienti con un decadimento cognitivo. Mentre l'utente esegue il compito, il software raccoglie una ricca serie di dati. Tutte queste informazioni, assieme al percorso che lui compie all'interno di questa cucina virtuale, ci consentono di tirare fuori una serie di metriche quantitative che poi sono di ausilio ai clinici nella definizione puntuale dell'evoluzione della malattia. Insomma, la realtà virtuale che entra nella realtà vera e propria, con prospettive di sviluppo importanti quando si potrà seguire nel tempo lo stesso soggetto per valutare l'evoluzione delle sue condizioni. L'obiettivo e l'ambizione è quello poi di utilizzare intelligenza artificiale per cercare di fare una riabilitazione di precisione per il singolo paziente, non più per una casistica ampia. L'evoluzione tecnologica passa attraverso il software, cioè i programmi, ma anche attraverso l'hardware. Migliorarlo è la missione dell'Istituto per la microelettronica e i microsistemi. Per vedere da vicino dobbiamo entrare in una camera pulita. In questo ambiente privo di polveri, l'Istituto per la microelettronica e i microsistemi del CNR interviene sui materiali a livello microscopico. Uno dei progetti in corso, in collaborazione con l'Università di Cambridge, mira a potenziare i dispositivi in silicio, sfruttando le proprietà del grafene, un materiale innovativo, resistente, leggero, flessibile, trasparente e capace di condurre benissimo calore ed elettricità. Le possibili applicazioni riguardano sicuramente le telecomunicazioni. Oggi abbiamo la capacità di trasmettere dati con una frequenza di circa 100 gigabit al secondo. Dobbiamo salire almeno di due ordini di grandezza, arrivando per esempio ai 10 tera. Inoltre, un'altra applicazione molto interessante è quella che riguarda i computer tutto ottici. Oggi i computer funzionano naturalmente con la corrente, con l'elettricità di casa, domani potrebbero funzionare con la luce. Si parla dunque di super computer in grado di eseguire dei calcoli in maniera molto più efficiente. E ancora, si potrebbero realizzare telecamere in grado di vedere nella nebbia, oppure migliorare le tecnologie di imaging in ambito medicale. In pratica noi abbiamo unito forse il materiale più noto al mondo, il silicio, col materiale più promettente, che risulta essere il grafene, per avere dei dispositivi performanti. Anche la fibra ottica può essere potenziata per trasformarla in un super sensore.
La chiave è posizionare delle nanostrutture sulla sua terminazione. Integrando le nanostrutture, che cosa facciamo? Incrementiamo l'interazione luce-materia e facendo ciò rendiamo la fibra ottica in grado di sentire e quantificare, per esempio, molecole da determinare, come possono essere per esempio i marker tumorali. Insomma, fibra ottica integrata ad esempio negli aghi o nei cateteri, e con le opportune modifiche anche molto di più. Lo rendiamo un dispositivo intelligente che sente, quantifica e teoricamente potrebbe anche essere usato come un vettore che possa, tra virgolette, immettere medicinali in punti specifici del corpo umano. Questo invece è un sistema idraulico in miniatura. Si può usare per varie applicazioni, dai microreattori per l'industria chimica all'analisi di campioni biologici partendo da volumi molto piccoli di materiale, fino ai microsistemi per l'imaging cellulare avanzato. Fra le possibili applicazioni di queste tecnologie c'è anche la microscopia. In queste stanze l'Istituto per la Biochimica delle Proteine le sta utilizzando per comprendere meglio ciò che accade nelle nostre cellule. Nella sua sede di Napoli, l'Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR dispone di alcuni dei microscopi più potenti usati in Italia per la biologia, un'eccellenza che è un punto di riferimento anche a livello europeo. Noi facciamo parte di una rete europea, si chiama Eurobio Imaging Network. Questa rete europea, Eurobio Imaging Network, è creata per fornire accesso a tecnologie molto avanzate a tutti i ricercatori di Europa. Stiamo sviluppando e abbiamo sviluppato moltissime metodologie nuove. Una delle più richieste, su cui abbiamo un'esperienza maggiore, è quella della CLEM, cioè la correlativa tra la microscopia a fluorescenza e la microscopia elettronica. Si tratta di una tecnica sviluppata proprio in quest'area di ricerca del CNR e che permette di osservare sia la dinamica interna alle cellule sia i loro dettagli ad altissima risoluzione. Applicazioni possibili, innanzitutto la medicina. Andare a capire anche, per esempio, quali possono essere dei deficit della cellula e a andare praticamente a modificare questi deficit. In uno studio da poco pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell è stato descritto un sistema che controlla il trasporto delle proteine e dei lipidi all'interno della cellula. Ci sono centinaia di compartimenti dentro la cellula. Questi compartimenti si comunicano uno dall'altro, anche se facciamo qualche perturbazione di questa cellula, i compartimenti non cambiano tanto, in senso che la cellula può capire che c'è una perturbazione e può adattare per questa perturbazione. In questo laboratorio, in collaborazione con l'Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi, si cerca invece di migliorare la microscopia Raman, che analizza le cellule colpendole con un fascio laser. E analizzando la luce a diversi colori si ottiene uno spettro che è caratteristico del campione che stiamo analizzando. Ci dà una sorta di impronta digitale del campione, quindi, e ci dice il contenuto biochimico del campione stesso. L'obiettivo è portare questa tecnologia negli ospedali. Permetterebbe di condurre analisi senza marcatori o mezzi di contrasto. Per riuscirci si lavora su due fronti, la sensibilità degli strumenti e le loro dimensioni, che si pensa di ridurre anche con sonde in sottilissima fibra ottica. Ancor più all'interno delle cellule è rivolta l'attenzione dell'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR, che nel DNA cerca la chiave per comprendere il funzionamento del nostro organismo. L'origine delle malattie spesso è nascosta nel DNA. In locali come questi, i ricercatori dell'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR studiano il funzionamento delle nostre cellule e cercano di capire cosa causi le patologie. A volte è sufficiente una singola mutazione, un errore nella trascrizione del codice genetico. Tante specificità e un'esclusiva. Questo è l'unico istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche a occuparsi di modellistica animale e cellulare, riproducendo cioè delle mutazioni nelle cellule e nei topi. Serve per studiare una malattia, per studiare la funzione di un gene, per capire alcuni processi all'interno di cellule. Una cosa assolutamente importante se nell'ambito della moderna biomedicina. Tra i progetti in corso, uno si concentra sul morbo di Parkinson, una malattia che distrugge i neuroni dopaminergici. Molto si sa della funzionalità, dell'origine,
di questi neuroni. Quello che ancora non si conosce bene, anzi non si conosce quasi per nulla, quali sono le cause genetiche, ammesso che siano solo quelle genetiche, che predispongono o causano la malattia stessa. Comprendere quali sono le mutazioni e i geni che possono predisporre significa poter diagnosticare con largo anticipo la possibilità dell'insorgenza della malattia e quindi di poter operare da un punto di vista farmacologico, medico e quant'altro, e soprattutto negli anni futuri, con delle terapie opportune che cerchino di limitare o di posporre la perdita dei neuroni dopaminergici. Perché quando uno se ne accorge è troppo tardi. È troppo tardi. Già il 50% almeno dei neuroni dopaminergici è morto. Ed è molto difficile, nonostante i tanti studi anche in questa direzione che si stanno sviluppando, riuscire a rigenerarli. E ora andiamo a Firenze per vedere come robotica e intelligenza artificiale stanno per cambiare il mondo del turismo. Sara Polica. Buonasera amici, sono Paolo Piri, instancabile lavoratore nato in Oriente. Da qualche mese studio in Veneto dove ho imparato a fare molte cose, ora sono capace di fare il receptionist, la guida nei musei, bere lo spritz. Il futuro è adesso, a ricordarcelo sono i robot receptionist che già da qualche mese lavorano in 6 strutture ricettive tra Veneto, Lombardia e Lazio e presto potrebbero arrivare anche in Toscana. Sono loro una delle principali attrazioni dell'11ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo Online, un luogo di incontro e confronto su come sta cambiando il turismo e quali sono le sfide per la Toscana e non solo. PTO è questo, un grande momento di condivisione di esperienze da parte di tutti. Una forte attenzione a quel che succede qui adesso, ma anche nel futuro. È qui che si studiano nuove strategie per coinvolgere la Cina e i suoi giovani con offerte di qualità ed è sempre qui che è stato presentato il progetto avveniristico di turismo spaziale con il primo albergo orbitante che potrebbe essere attivo tra meno di 10 anni. Noi abbiamo pensato di riutilizzare in parte i moduli dell'intervento National Space Station a scopo ricettivo, quindi inserendoci un albergo, uno space hotel che avrà la possibilità di dare la vista della Terra dall'alto e noi ci auspichiamo che possa essere realizzato già nel 2025. In chiusura, come di consueto, diamo spazio alle domande che ci inviate attraverso i social network. Una nostra follower ci chiede se sia in corso una riflessione sulle conseguenze sociali dell'intelligenza artificiale. Giriamo la domanda a Giuseppe De Pietro, che è il direttore dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR. Sì, sicuramente è una domanda interessante ed è una domanda che ci si pone molto, diciamo, nell'ambiente. Come tutte le rivoluzioni tecnologiche, sicuramente questo porterà a una trasformazione, diciamo, delle professionalità e delle competenze richieste dall'intelligenza artificiale. Sono abbastanza convinto che alcune professionalità e alcuni tipi di lavoro, di fatto quelli più ripetitivi, scompariranno perché ci saranno sempre più strumenti, robot in grado di sostituirci in attività abbastanza ordinarie. Mentre ci sarà, secondo me, un grosso sviluppo di quelle professionalità che richiedono l'utilizzo di nuove metodologie e tecniche di intelligenza artificiale a supporto di attività complesse che l'uomo tipicamente svolge durante la sua vita. In particolare possiamo ricordare come già le tecniche di intelligenza artificiale cambieranno il modo di supportare la medicina affinché si possa avere un miglioramento dei processi di prevenzione e diagnosi e cura. Grazie a Giuseppe De Pietro, è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata di Futuro 24.